È diventata ormai una costante irrinunciabile. Ogni comunità, ogni grande e piccolo centro allestisce il suo presepe vivente ed è sempre un'emozione. Non c'è dubbio però che nei piccoli centri questo appuntamento assume un significato più profondo, più partecipativo, più sentito, perché ogni comunità che decide di promuovere questa tradizione lo trasforma nell'evento culturale dell'anno. Tra i tanti presepi che pullulano in Calabria, una citazione a parte merita quello realizzato a Monsoreto. Piccola frazione di Dinami, Monsoreto è una comunità che negli ultimi anni sta vivendo un nuovo senso di partecipazione ed aggregazione grazie al lavoro instancabile portato avanti dal parroco Don Giuseppe Pititto. Il perché è legato a due elementi che lo caratterizzano. Innanzitutto la partecipazione corale di tutto il paese, con gli abitanti mobilitati, ognuno per le proprie competenze, a rendere vivo e pulsante l'evento. Soprattutto però il luogo scelto. Monsoreto infatti ha la fortuna di avere una piazza che ne è il simbolo di appartenenza, e così come fosse uno dei tanti presepi fatti in casa, tutto si compie e si svolge all'interno della piazza che affaccia sulla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Certo, vi è l'aspetto strettamente storico e religioso, con l'interpretazione dell'Annunciazione e le successive peripezie della Sacra Coppia alla ricerca di una dimora dove sostare finché non trovano riparo nella grotta. Qui la centralità della rappresentazione vivente è la figura di Gesù Bambino, di Maria, Giuseppe con il bue e l'asinello e l'angelo. Ma l'aspetto più bello e coinvolgente è che in questo contesto, creato per l'occasione dagli interpreti, uomini, donne e bambini presi direttamente dalla gente, si rievocano alcuni antichi mestieri oramai quasi scomparsi: il calzolaio, il fabbro, il ricottaro, l'impagliatore ed altri ancora, come la bellissima carbonaia, ed ancora il mulino che sforna pane caldo, il trappeto per la molitura. Inoltre vengono realizzati piatti dell'antica cucina, preparati rigorosamente alla vecchia maniera. Il tutto fatto con la spontaneità e la passione, pronti ad accogliere come ogni anno i tanti ospiti che hanno raggiunto Monsoreto, scegliendo di vivere assieme non uno spettacolo, ma un vero e proprio percorso storico, identitario, spirituale. È il momento in cui un attimino rivalutiamo un po' le nostre tradizioni, che è peccato perdere, ma tra l'altro sono anche un valore culturale. E ovviamente poi mettiamo insieme anche il fondamento della nostra fede, che è la nascita e l'incarnazione di Cristo. Ovviamente Cristo d'altra parte è il Verbo incarnato, è Dio stesso fatto uomo, quindi è bello incarnarlo nella nostra realtà, nelle realtà delle nostre tradizioni e nella nostra comunità, quello che siamo. La partecipazione della comunità è stata corale? Sì, abbastanza corale. Certo, ormai diventa un po' difficile mettere insieme tutta la comunità e associare più persone diventa sempre più difficile, però intorno ad un gruppo più stabile che lavora, poi c'è tutto un paese dietro che vuole e comunque desidera e collabora insieme, sebbene ci deve essere sempre un gruppo di persone più ristrette che prendono in mano un po' la situazione. Lei è riuscita a coinvolgere soprattutto i giovani, che è una cosa importante. Si è tentato di coinvolgere i giovani. Dire che siamo riusciti a coinvolgerli in pieno è una parola grossa. Per amor del vero, c'è chi si lascia coinvolgere, c'è chi desidera starne fuori, giovani come adulti, d'altra parte.